Ma quindi l'Italia invierà armamenti all'Ucraina? Sì, è quanto ha deciso il Consiglio dei Ministri lunedì sera all'unanimità, prevedendo attraverso un decreto l'invio di mitragliatrici, lanciarazzi anticarro e missili antiaerei, i cosiddetti Stinger. È una decisione rara ed è una novità, nel senso che soltanto venerdì scorso Draghi aveva detto che l'Italia avrebbe inviato soltanto armi non letali. Non è la prima volta che accade, l'Italia aveva inviato armi ai curdi nel 2014 per combattere lo Stato islamico. Questa scelta non implica che l'Italia diventi parte attiva nel conflitto, i soldati italiani non entreranno in Ucraina, verrà semplicemente consegnato all'esercito ucraino il materiale. Quello che è sicuro è che però l'Italia rafforza il fianco est della NATO. Il presidente Draghi ha detto che il governo è pronto a mobilitare fino a 3.400 uomini per rafforzare le posizioni nei paesi baltici e in Romania.